meno 3. 22esima puntata del libricino del Muori. Vedi che sto a velocizzare? Hai dovuto aspettare solo un mesetto e qualcosa. Non ti preoccupare, non mi fermerò a fare lo speciale dei 4 anni di canale a luglio e a settembre uno specialone real. Quindi se ribloccano tutte le serie. No, qualcosa mi invento, forse. La puntata comincia con la confessione del terzo Kira. Quarto. Ma avete pure corretto nei commenti alla puntata prima. Come osate correggermi con i miei meme? Tu osi servirti dei miei incantesimi contro di me? Io non lo dicevo più Ray Pembar secondo Kira. Per non confondere, mo che so tre. Però, ok, quarto Kira. Che sbraita tutto il piano. Monologo cattivo anni 30. Grazie a Misa, che ha risolto tutto. È proprio vero. Tira più un foglio de Death Note che un carro de Matsuda. Unico lavoro che poi fago qua a capoccia. E come l'ha presa L? L? Beva, si riprenda. Buono. Me so ricchiappato. Quindi pensiamo al sospettato. Misa è stata... brava. Ok, l'ho detto, è passato. Ma pure troppo brava. Perché siccome ha fermato le morti, non avremo più indizi su come uccide. Ma ha salvato delle vite. Indizi su come uccide. Ma lo vedi che a L non è che gli interessi proprio salvarti la vita, a te che mi stai guardando. Ma come hai fatto a farlo parlare? Perché non lo sanno quello che gli ha detto. La registrazione partiva da dopo. Gente che aveva i dubbini nei commenti. L'ho pure fatto vedere che clicca dopo. Sentono il discorso da dopo. Tutta la sceneggiata sua. Sono il secondo Kira. È vero un cazzo. Cioè no, ma che cazzo ne so. Brava Misa che glielo dice subito, che gli ha detto d'essere il secondo Kira. Perché se no poteva tradirsi in seguito. Conosce i suoi limiti. Sa d'essere un po' rincoglionita. E legandoci al dubbino dei commenti di prima, L glielo chiede. Come hai fatto a convincere Gucci d'essere il secondo Kira? Gliel'ho detto! Senza provarglielo? Sì! E ci ha creduto? Sì! Perché è un simpatico signore! Ah! E ora che Misa ha risolto tutto, ora che ha dato una mano a Light, finalmente lui l'amerà! Baga! Bellissimo sto baga, è come lo direi io. Con l'H finale. Baka. Baka a me. Bagarozzo. Stupida. Non dovevi dirglielo. Che si sospetta che tu sia il secondo terzo Kira. Sia Light, ma te sta bene un cazzo. Che deve fa una per ricevere complimenti da te? C'ha ragione, oh, sei proprio un padre padrone. Remme via qua. Ha fatta la mazzudata. Semicitte. Voglio considerarlo un complimento. Ma perché devi metterlo sempre in mezzo? Ma sta buono e magna la cariola. Real. De dolcetti. Sì, che poi il problema l'ha pensato L, ma lo dice Light. Quasi una frebutata. È che non sappiamo come ammazza Kira. Parla per te. Come? Sodesune. Ma attenzione, L si dimostra ancora una volta un genio, inventando un nuovo sport. Il Macarli. Si allena per l'Olimpiadi dei diabetici. L'Olimpiabetici. È uguale, ma con la torcia olimpica ci fanno la crème brûlée. Ascoltiamo l'inno per rispetto. Come famo a scoprire come ammazza? Oh, Wedi. E chi me? Com'ha Wedi? Insomma, brava che hai messo la lettera minuscola, se no se impicciamo con Watari. A me la minuscola, se si sta bastardo! Sei arrivata dopo! Papo Weddy te dovevi chiamare, colpa tua! Oh, vedi, a Weddy. Sono imboccata a casa dei cinque de loro, e in particolare i Gucci, c'ha una stanza blocca roba tutte cose schermatissima. E te è parso sospettino? Mo potevi di! Ma che ne so, può essere pure uno come l'Ice-Track Killer. C'hai ragione, infatti, non ce frega un cazzo. Ma è un serial killer pure lui! Sì, ma ammazza poca gente, fallo divertire. Lascia perdere la stanza, metti i cimici nelle macchine sue. E mo me lo dici! E mo me l'hai detto! Meno male che moglie ha detto, se no me cioccavano! Il culo! Il dio che non è uno shinigami! Quello non creato dagli uomini!
veramente è dalla parte dell'Light. Kilo? Ti devo chiedere quello che non ti ho chiesto all'altra puntata. Ma che tu hai già pensato? Ma non è vero! Light. Ok, dillo, dai. Tu ricordi di essere stato il primo Kira? Non avrei mai fatto ste cose! Io so bravo! Ma bravo non è tra gli aggettivi. Cazzo, è vero? In tutti questi anni ormai, secondo te è un caso? E tu, Misa, ti ricordi di essere stata il secondo o terzo Kira? Secondo o terzo? Mi confondi! Ecco, lo sapevo! Ora seguitemi, che sto per fa' o spiegone tutto quello che ho capito fino a mo. Pronti? E dai, sicuri? Va che mo si muove tutto un casino, eh? Me reggo, via! Light era il primo Kira! Non è vero! Oh! Ok, me sto zitto! Via! Light era il primo Kira, ma poi ha perso il suo potere. L'ha fatto di sua spontanea volontà? O gliel'hanno fregato gli Shinitsinkeri? Zawarudone Real, che tutta la puntata si fermi! In verità ti dico che l'avrei ceduto io. Stai ammettendo di essere un killer pazzo che l'ha ceduto per chissà quale piano integratissimo? No! Sto dicendo di essere pragmatico. E non solo! E levamosele pure sta puntata, dai. Perché io sono... Bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, ben effetto, fortunato, entusiasta, amore, talentuoso, empatico, sorriso, elegante, apolitico, obiettivo, atletico, comprensivo, persuasivo, gentile, uomo, critico, sognatore, ammirevole, rispettoso, premuroso, riflessivo, meritevole, accogliente. Confortevole! Accogliente! E... pragmatico! Però ce l'hai spoilerato subito l'aggettivo nuovo. So chi sono, un figo. Quindi avrei sicuramente architettato un piano per fare in modo che questo potere si trasformasse in un boomerang che poi mi ritorna. Magari avrei usato un oggetto che sono abituato ad avere da sempre per collegarmi a questo potere. Che ore sono? E anche perché se t'avesse tolto il potere qualche essere superiore, non varrebbe. Che cazzo mandiamo avanti la serie a fa? Ora sono sicuro che il potere si trasferisce per volontà del suo possessore umano. E ne sono sicuro al... Sì, capirai, un po' più certo per cento? Magari sta botta è così per cento? 99%! Azza! Praticamente 100%! No, 99, non si sa mai. Ma dai, sei sicuro praticamente? Non ho detto questo? Invece sì, 99%! Sei un paracuello! Cosa? Quello! Così se sbagli puoi andare in giro a dire l'avevo detto che non ero certo. Ma sgamato, ho vinto. Arrivano le ennesime pietanze da inizio puntata. L se sta a far portare tutta la produzione dorsiaria dei Genio Watari che si voglia godere la vita. Prima di... Come ci muoviamo? Siccome abbiamo usato un quarto di puntata per arrivare alla conclusione che sto potere se we transfera, dobbiamo impedire ai Gucci di farlo. Mentre ci mostra come si usa. Quindi introduciamo una delle scene d'azione più belle mai fatte in un anime, cazzo! Non sto dicendo la più bella, ma anche questa è bella. E non puoi dirti no, ce devi sta. E dice, dice: organizzeremo il Grande Fratelle! Basta! Solo quello sai fa. Ecco perché telecamere in macchina. Fammi finì! Grande Fratelle, edizione speciale! No, zia, rotter cazzo, inventate un altro format. Allora, la talpa. I Gucci dovrà scoprire chi sta parlando, chi rema contro di lui, chi è la spia. Come vedi? Ah, già meglio. Una maratona di 3 ore dove un super testimone rivelerà particolari scottanti su Kira. E infine svelerà, vado smette, al pubblico chi è il dio di un nuovo mondo. Così Kira sarà costretto ad ammazzarlo e scopriremo come fa. Non perdetevela. E dove lo faremo sto speciale? Ovviamente su Sakura TV. Un grande ritorno. Ma vaffanculo, ah. Matsuda, che fai? Ti ribelli? Ma chi vuoi che creda a Sakura TV? È peggio del pomeriggio quinque! Perché manderemo qualcuno che i Gucci riconoscerà come un vero pericolo. Ho capito. Ma vedi che Matsuda sta a migliorare. Va contro L, arriva alle cose. Forse il metodo Montellori funziona. Manderemo Iber!
come non detto? E perché lo tratti male? Lui dirà che in realtà era una spia. Già ce l'avevamo un piton freebooter. E poi sarebbe troppo difficile da uccidere. Anche se provasse a scrivere Eraldo Coil, non morirebbe. Ma non perché sta a fa la recita. Iguchi penserebbe un nome falso, visto che è investigatore. Elementare. Pirla! Scusa, te do un'altra chance. Chi useremo? Matsuda ce pensa. Ci sono arrivato! Oh, capisco che sarà dura. Mi fa piacere che lo dici. Allora veramente sei maturato. Shiro Senpai! T'hanno visto tutti che è salito al palazzo di Sakura. Sei collegato a loro. Sacrifica! Ma che cazzo c'entra lui con la Yotsuba? Ah, è vero. Misa! Mi dispiace che ti abbiano scelto. Proprio tu, così giovine. Ci devi andare a te! Iguchi, vedendo la sagoma appositamente censurata, ah ok, intuirà che si tratta del manager di Misa, Matsui, Maidui. E siccome non vorrei sopravvalutare le sue doti deduttive, che mi sa che combaciano con quelle seduttive, confermo, faremo cadere il pannello appositamente censurato per fatte vede in faccia. E voilà! Fatto il tranelle! A posto! Oh, regolette del muori, vai! Aspetta! Ma se Iguchi ha gli occhi del muori! Appena me vede, io so fatto! Come disse un saggio omino prima di me. Alcuni potranno morire, ma è un sacrificio che sono pronto a fare. Griffiths? No. E tu, Matsuda, sei pronto a compierlo per la giustizia? How could this happen to me? Pensaci, saluta i tuoi cari. Fai un giro a Hokkaido che non l'hai mai vista. Non ho bisogno di qualche giorno. Siamo in Giappone poi. Li schifiamo i parenti. Yes, sto! La crescita di Matsuda, signori! Matsuda, vero protagonista di Death Note! No, vabbè. Dici di no? Se ribecchiamo alla fine. Regolette del muori. Se uno Shinigami schioppa, sparisce diventando una ciofechina monnezzina, voglia spazzate, devasta tutto il salotto. Ma il suo Death Note no. Perché mi dici sta regola? Il buon senso vorrebbe che quel Death Note tornasse al dio degli Shinigami. E non famo con riconsegni voto. L'ho trovato così, non c'erano i soldi, le pagine, sulla copertina. Seconda regoletta. Il possessore del quaderno, per vedere lo Shinigami di un altro possessore del quaderno, deve toccare il quaderno. L'ho detto quaderno? No! Ma torniamo alla puntata. Namikawa, Shimunito e Light Freebooter, Shimura e Mido, sono in riunione straordinaria. Bisogna fatturare. Ma no! Siamo solo un gruppo di amici che giocano indovina chi? Bra! E Shimura ammette che c'hai dubbini su tutta la faccenda. Qua appare de botto a caso senza senso, ma io t'ho fatto vede che da mo che se caga sotto. Però non è stato così scemo da fa la fine di Hattori. E ha capito da solo che sia Mido che Namikawa sono svegli, sì, ma non sono Kira. Come l'hai capito? Perché se uno dei due fosse Kira, non avrebbe organizzato sto roleplay omicida ogni settimana con sconosciuti, ma se sarebbero fatti i cazzi loro. Cosa che io dico dalla puntata di Linda Light. Fatti i cazzi, tu lo vedi? Oh, bravo Shimura. Grazie ragazzi, mi stava più a male, ma hanno pure tagliato nell'anime. Concordano tutti quindi sul fatto che Kira sia Iguchi. E qui tra l'altro nel fumetto te svelano pure retroscena della Yotsuba. Come so finiti a fa ste riunioni. Il fatto che Kira minacci proprio il presidente della compagnia per poter fare i suoi affarucci. E anche che loro hanno visto video sulla morte de gente e se sono detti forse è meglio partecipare a ste riunioni. Ma siccome Shimura deve recuperare puntate prima che non si è fatto vedere, gli dice pure che si è accorto della telefonata strana della puntata 20. Chi t'ha chiamato? Quello che mi sta a chiamare pure adesso. Ma guarda un po', i tempi televisivi. E la Namikawa! Bella El! È da solo? No! Allora cazzeggi! Non c'è bisogno. Sto con gente che se ne vorrebbe tirar fuori. Giusto in tempo! Perché stasera cattureremo Kira. Madonna, Mido e Shimura come l'Italia in guerra. All'ultimo, via! Ma stai a dire che Iguchi è arrivato al capolinea. Eh sì, si è sposto troppo. Abbiamo organizzato tutte le... Cioè no, no, mica lui! Forse, sì, forse no. Non mi pia per culo. Io so LG.
Milivez Light. Che figura di merda. Ma come fai a fatte frega così? Per essere il miglior investigatore del globo terracqueo, sei un po' infantile. Entusiasta! Azz, che imbarazzo. La mia reputazione macchiata come il caffè. Ritirate Ier David da Donatelle. Come avete fatto a indovinare? Beh, Kira ha riunito le menti più brillanti della Yotsuba. E coglione, chi poteva essere? In effetti ci abbiamo messo pure troppo a trovarlo. Stasera o mannamo al gabbio. Chiamatelo e ditegli di vedere Sakura TV. Ok, ciao Siellente. E mo che famo? Te libero e se guardiamo lo speciale? Yeah! Nel durante i Gucci non sospetta un cazzo. Oh. Forse nella vita è meglio essere stupidi. Almeno non ti preoccupi. Ricordiamolo poi. Sta a fa tutto questo e si è fatto sgamà per scopo. Di che stiamo a parlare? Vabbè, pensa anche che Misa abbia gli occhi del muori. Però volevo uscirci pure prima, quindi. E ormai sono passati 3 giorni da quando ho smesso di giustiziare i criminali. Ormai si sarà convinta. Altro richiamino alla cristianità? 3 giorni e rinasce il messia? Iguchi è impresa bene. E con una posa molto alta borghesia di Roma Nord, festeggia e ride. Come ride male. Goditi comunque il tuo ultimo momento felice. Perché il telefono squilla e fine. Pronto? Iguchi! Un casino! Ci hanno scioccato! Metti Sakura TV! C'è una persona misteriosa che afferma di aver assistito ad una riunione segretissima di 8 persone! Davvero? Alla puntata 19! Sa pure la puntata! E che poi ste 8 persone sono diventate 7! Fammi vedere! Ne hanno uccisa una! Solo per il meme! Numero magico! Ma non è vero! Ma chi è questa persona, scusate? Seguiamo insieme il percorso logico dei Gucci. I primi che sospetta sono gli altri delle riunioni. Uno avrà tradito, come un moderno Giuda, ma non gli converrebbe. Ho capito! È Coil! Butta giù la censura appositamente messa! Iguchi allora capisce che è il social media manager numero 1 in Giappone, Matsui! Maidui! Ma non era morto? Ha finto il suo suicidio. Si è buttato nel balcone di sotto. Ma abbiamo visto il corpo giù! Si è fatto assistere da un amico. Suicidio assistito. Ma ti sembra questo il momento di pensare a ste cazzate? Siamo rovinati! Giusto, giusto. Però Iguchi, per sicurezza, aveva scritto il suo nome sul libricino. Che in passato Matsui sia stato un idol. In italiano dico un attore, ovviamente. E ci sta. Ma Iguchi dice proprio idol. Te l'ho già spiegati. La carriera che si fa da giovani. Quella che fa Misa. Anche i maschi possono essere idol. I bei ragazzi, di solito. Voglio considerarlo un complimento. Vabbè, comunque ancora vivo. Per adesso. Vuole smettere? La capirei. No, ho retto. Quindi Kira non ha gli occhi del muori. Come? Non accetto l'offerta. Perché lo faccio per voi. Iguchi no, lo scrive Ciccio Gamer, non è lui. Inoltre, ha detto che alla fine rivelerà il nome di Kira. Spoiler così? Sto avvertendo tutti. Bravo Nabikawa, ho fatto bene a piatta in scuderia. Sei un vero amico. Ma te pare, per così poco. Ciao, 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 ciao. O richiamiamo fra un po'. Sì dai, per farlo un panicà. Perché questo sta facendo Iguchi. Se sta in panicà, come trovi il nome di qualcuno che già te l'ha dato falso? Ho un déjà vu. E pagine gelle? No. Ma lasciali fa, ma lasciali fa la trasmissione. Ma che cazzo possono di? Non hanno prove, che ci hanno contro di te? Una telefonata, se dicono tante cose per rimorchià. Fine. No. Chiamando Misa. Dopotutto era il suo manager. In più lei ha gli occhi del muori. Saprà sicuramente il suo nome. E me lo dirà subitissimo. È pazza di me. Chi te se incula? Cioè, proprio disrespect. Non è che lo lascia squillare, perlomeno gli fa credere che non c'è sta, non c'ha il telefono vicino. Proprio stoppa la telefonata. Ma questo è un oltraggio, soprattutto in Giappone. Regà, regà, sta chiamando a me. Serio, eh? Ok, ok. Pronto, Iguchi? Uè, Mido, come stai? Stavo pensando che io e te non parlamo mai. Mi dispiace, te volevo sentire per far due chiacchiere. Senti, chiama tuo padre che è un pezzo grosso. Sei raccomandatissimo, modestamente. E digli de fa sospende la trasmissione che parla di Kira, poiché stanno facendo un uso criminoso della televisione pubblica pagata con i soldi di tutti. Sì, ma mica la Rai che lascia fa cose del genere. Siamo in Giappone. E
poi, chi vuoi che creda a Sakura TV? Giusto Tomoyo? E poi alla seconda, prima è cascata la censura sapientemente messa e ho riconosciuto il manager di Misa. Sono sicuro che anche Kira l'ha visto. Morirà presto. Scialla, scelle. Che? Niente. Tu piuttosto! Com'è tutto st'interesse? Me nascondi qualcosa? È solo perché voglio dare una mano a Kira, chiunque sia tra noi. Ah! Davvero, sì, davvero! Quanto sei bravo! Mi ha fatto piacere parlare con te, c'hai ragione. Dovremmo farlo più spesso. Sì, sì, poi vedemo, te faccio sapere, forse. Ciao. Senti la tensione che sale? Piano piano Iguchi cerca soluzioni e piano piano si rende conto che non lo portano a niente. Tutte mollichine di pane, no? Di croissant, meglio. Lasciate da Eren per condurlo dove vuole. Il prossimo della lista è Moji, il nuovo manager di Misa. Signori Iguchi, che piacere! Dove sta Misa? Purtroppo Misa oggi ha un photoshoot hot tub live streaming, c'ha da fa. E non posso dirle dov'è. Ma io sono il suo top donator, c'ho gli fan, tutto. Ma le donazioni non sono fatte per ricevere qualcosa in cambio. Ma come no? Comunque non chiamo per lei, ma per il precedente manager, che per caso faceva l'idol. Che gli frega a lei? Perché mi sento un po' in colpa. È morto organizzando una festa per noi della Yotsuba. Vorrei mandare un cesto di okonomiyaki alla famiglia. Capisco, io non so un cazzo. Ma potrebbe chiamare il super direttore galattico della Yoshida. Oh, quanta burocrazia! E la tensione cresce, mentre Matsuda si riconferma il vero eroe, perché deve tirare avanti per 3 ore tergiversando sul nome di Kira e lo infama in tutti i modi. Non si può morire così, è cattivo, uccide uomini, donne, asterischi, gender fluid, solidi, gassosi. Sì, ho ucciso pure Sparky. Il presidente risponde: buonasera, come si chiama l'ex manager di Misa? Ormai Gucci salta proprio i convenevoli subito che le domande sospettissime. Il nome, che scemo. E se lo dice Misa pesante, mi scusi, chi? Il manager di prima, quello che è morto. Vergogna, pensi alla famiglia, gliela mandate l'okonomiyaki. Come mai è così interessato? Perché sì, cazzi mia. Se proprio ci tiene, vado in ufficio a leggere il curriculum. Mi pare comunque si chiamasse Yamashita, o forse Yamada, o forse Pino. Iguchi smascella, pensando che gli restano solo 2 ore prima che la trasmissione dica il nome di Kira, il suo nome, e addio al sogno. Iguchi è un po' Colcas col quaderno, ci somiglia pure, ma Colcas è meglio. Allora prende il ferro. Ecco come ammazza! No, e una valigia, mettendosi alla ricerca del vero nome del manager di Misa. Fine! Madonna, la prossima puntata è una delle mie preferite, non vedo l'ora. Ma prima lo speciale.